C'è un professore universitario che si chiama Giulio Sapelli. È un professore universitario che è balzato improvvisamente agli onori delle cronache per una sua performance televisiva in cui, stando al fuori onda, avrebbe dato della bella gnocca senza testa a una giornalista e avrebbe detto dell'onorevole Renato Brunetta che, parole testuali, l'ombroso aveva ragione, i nani sono predisposti al crimine. Il che sarebbe nel giro dei gossip se non fosse che questo professore universitario, Giulio Sapelli, che insegna alla Statale di Milano, è contemporaneamente anche uno dei boss di questo ente provincia. Il professor Giulio Sapelli è a capo dell'ASAM, la holding che detiene tutto il patrimonio azionario della provincia di Milano per quanto riguarda la viabilità. Un gingillo che è costato per operazioni azionarie qualcosa come 260 milioni di euro. Ebbene, questo gingillo dovrebbe fare strade, dovrebbe aiutare i cittadini della provincia di Milano a liberarsi dalla morsa del traffico. In 2 anni di attività questo gingillo non ha prodotto il suo piano industriale. Non solo, questo gingillo non ha neanche fatto l'unica cosa che per forza doveva fare, e cioè garantire attraverso l'aumento di capitale della società Pedemontana l'avvio del progetto di una delle arterie fondamentali per togliere traffico dalle assi autostradali del nord di Milano e della Lombardia. Perché un punto di domanda che cercheremo di chiedere chiedendo al professor Sapelli se evidentemente, se eventualmente le banche cui lui fa riferimento, mi riferisco soprattutto a Unicredit, abbiano cambiato idea sul progetto.